Ma io voglio sapere, ma che avessi venuto a fare o anno a Colobra? Dovete sapere che quest'anno siamo in guai. Ma che avanti sto professore, fatevi da questo scostumetto, così poi ci rimaniamo per nome, per colpa tua. Signore, mi raccomando, mo che arriva sto professore da Roma, fateli vedere belli interessati, che sicuramente questo professore vuole sapere tutte le cose di magia di Colobrano. Ma io poi dico una cosa, ma Colobrano, Colobrano sì, ma è un paese come tutti gli altri. Ma ancora non avete capito che è tutta una grande macchietta e che sta tutto dentro la testa vostra? E significa che non c'è niente da capire, Crostiera! professore, questa bella gente è venuta qui a Colobraro perché dicono che questo sia il paese della magia. Senta, quella signora là ha detto che è venuta a Colobraro per si mangiare i frizzoli! Anche il sibo è magia. Ma quella formula che stavate recitando, che cosa significa? Professore, allora praticamente è come quando una persona ha una fava in bocca qua e si dice che parla di caffè fa bocca. Bah, non ci ho capito una fava. Che scellinga che messo la me! Ho capito, sicuramente una sorta di cisti sublinguale. O la rana. Quanto è bella! Sì, quanto è bella! Cari signori, buonasera! Ma lo sapete se dove trovo? Voi siete a Colobraro, quel paese, un paese della sfortuna! E cacciatevi i mani di sac! Non serve da niente che vi suonassi campanella! Io ho sentito queste storie sulla iena, sarò scettico, però nel salire fin qui alla macchina si è fuso il motore. Al carretto che ci ha fornito un passaggio si sono smontate le ruote e il mio accompagnatore si è dovuto fermare per le vesciche ai piedi. E che diamine! Professore, scusate un momento, ma la macchina lo teneva l'olio? Beh, effettivamente l'autista lo doveva cambiare. Cosa fa col brano siete? Ma non ne ci capito. Professore, ma per caso il vostro accompagnatore si chiamava Rocco? Sì, Rocco. E te chiudo Paul che non è morto. Che Rocco, essendo Brienne. E poi dovete dire al vostro accompagnatore che se da un baraccatti di scarpe, ma nei di scarpe c'è da mettere pure i calzetti, i calzini, se no per venire sì, che la colpa è sempre di colore. Ehi, mamma mia. Ma... ogni volta che nominiamo la parola lampadario facciamo fruscio! Tenuta nuova la crescita e si preparava ad accogliere gli avvocati della provincia. Nella sala sfavillava il grande lampadario! Visitare il nuovo palazzo e ammirò il maestoso. L'avvocato di Colobraro, molto reinvidiato dai colleghi per la sua bravura e professionalità e la sua intelligenza, illuminava proprio come un. I colleghi, per dispetto e invidia, ma gli credevo! E allora il magnifico avvocato disse: se non dico la verità, che possa accadere questo. E in terra cadde il. Credendo che siamo primitivi e magici.
Tutto questo lo scrivono per il libro, senza il guadagno. Ma a volte tutta quella carta non va bene nemmeno per il bagno. Il motivo è sempre solo quello. Successo, prestigio, vanità e ricchezza. Potere, prepotenza e perfino spesso. Il passo è certezza. Ma dove vai, dove fai? Vuoi fare sempre il furbacchione? Tanto il monachicchio ti svergogna con un bel pernacchione. Nonna pesa me la roba, peggio di un paese mese! Porca fosse, ma veramente comino me che da fero! Con le botte se me le sa guardare dentro come i cavalli! Ma che problema avesse? Un paese nostro porta sfortuna! Che qua non me ne ma... Vesse una sì campanella! Qui! Che faccio mi magia? Sono fatti di nostri! A voi non vedete nessuno! Poi! Quando stanno malamente, danno vanno l'ando mia. E fanno spazio, non guarda! E te posso pulmare! Zia Fortunata, prendete appunti, quello che ho figlio appunto. Ma solo zia Fortunata ci può provare. Speriamo, tanto guarisce, se no come ti arriva? Attenzione, che il crucionino me ne ha dell'acqua della fascina. Gli evegito non va bene dopo con me, eh? No, no. Comunque voi ricordate, o che dormit, o che iete a letto, un bello guaglione a porta andando net e sembra aperto. O non sai che era per la formula? Interessante. Beh, signore, allora, la mitta su pavocco non picca di mega e non picca di sela. E lei dice, su pannu cuzzugnella, ci su tre galandomma, caravana e savaravana e cacciavano l'occhio alla rana. Solitamente una protezione che si opera sull'infante, in quanto indifeso contro le forze dell'invidia. Concezione provocata dalla crisi della presenza e dal conseguente smarrimento della potenza di decisione e di scelta che porta a credere nell'essere affascinati, essere agiti da, posseduti da forze occulte. Ma che dici, questi non ci capito proprio niente! Andate, si Che sì! E la gente l'acqua lucrocevia! Chiaro questo! Ma la volta mi crumo la chicchia! Era sparito da quando marito me si appostava tutte le notti. Poi, una notte, e già visto il cappello di monachicchio, sono andata a prendere una mazza e gliel'ho data in capa. Ma quello non chiaro mica monachicchio! Chi chiaro? Chiaro Pasquale! Marito me! Castava il turmen! E quel pretendello gli aveva messo in testa il cappello. E mamma Pascambini! Gli è dallo spadere! Nenna mi do 29 punti! Compari, dalle tartine! Che c'è? Un monachicchia! Ma che c'è? Maggiore, ma non c'è nessuno! Ma guarda la mia! Cosa ci fai tu qua? Lo sai che questo non è posto per te? Te ne devi andare, altrimenti ci rimani. Mi ho preso una paura, mi ho messo a correre, ho visto che la porta si stava chiudendo. Mi è rimasta in mezzo la gonna e l'ho strazzata. Gonna strazzata, no, così professore. Me lo scriva lei allora. Ma non sa c'è da scrivere. Vieni un sorcio, ciabballabla, tarantella, e su tocca si vende. E belle bline, spocche, cime, cime, ciande, peppe, quarante, peppe, nero, taratappe, ghiesto da fuori. Che è speciale, se sembra sola, già! Perché se non ci metti le sende vita! Perché è una manachicchia quando è scattosa! Sei proprio monello! Senza i monelli sarebbe un mondo noioso! Prima, tanti anni fa, non esisteva nemmeno un monello! Allora una mamma, che era anche maestra, chiese a Dio di mandare qualcuno per essere un proverato
ed educato e rendeva un pochino. Ui mamma mia, come al fondo di mettati le stustinami! Un stustinami, se lo tutti ti sei un figlio di Peppino come a sera! Ma me la non credo la figlia femmina! Signor Grattato, non piccherete a qua. Ja, per favore. Oh! Io sono un po' mannato. Che me l'ho imparato quando me l'ha spiegato il dottore prima che spariva da quello bravo. Ma che stai Ma mi queste pilanate? No, perché l'altro giorno stavo andando a fare un servizio un po' più lontano da qua e mi avevi vipto l'acqua alla fontana. Casa pinno picco di petrolio. Oh, silenzio! Introduciamo il magnifico assessore alla magia. Io per 4 anni, tutti io. Poi la sera non ho voluto più giocare perché... Allora signori, io sono l'uomo che sfascina. Quando è che qualcuno viene da me, io me ne accorgo guardandolo al volto e all'occhio lacrimante. Allora mi faccio raccontare che è successo e poi gli faccio dei rimedio, facendo così 3 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 83. Certo Salvatore! 1, 2, 3, 4, voi tre come siete? Tutte e due qua. Forza! Veloce, Salvatore, prendo! Provate questa sera. Sbagliato. È innominabile, no? Quel paese, vergogna. Titolo di ambasciatori alla magia. Ora mi raccomando, andate a posto, un applauso, uno. Prego. Comaro mei, tu sei proprio sfortunato. Sono di Colombra. Compadò, ma felicità, non ne ha congedato ancora. Mandi, tanti che brutto che manco la morta. Morto in guerra. Medaglia al vapore. Che fa morto? Brutto schifo. Che porta pure sfortuna la morte, andava a chiesa. Portava sfortuna a noi di Colombra. E a sti paurosisti che da pure. Sono felice di questo caso. Pure un caso se mangiato, Ma dunque, vorrei sapere come si svolge il funerale, il lamento funebre. Ular mi sape pure noi. C'è tu morto, ci sono gli amici, ci si illumina, ci si chiagnacun. Dirige il maestro Vessicchio. 1, 2, 3. San Carpanazzo, protettore del... Protettore d'uomo. San Carpanazzo, di ogni... Se non mi travolgo. Viva, viva Carpanazzo, protettore di ogni palazzo, salva noi dalle tentazioni, manda via sto rombino nato, la chicchia più il mantello, che spera se me non mando giusto, sale e bello, professori, anche
antropologi, ari, sventolando il vessillo della scienza. Deridono, insultano, offendono la nostra terra, negando la mia esistenza. E il mio tesoro a voi adono, ma non siate impertinenti, perché vi dico di per sempre allegri, sereni e contenti. Non ha valore quel che possiedi o conservi, ma tutto ciò che sei è che libera dall'essere servi. E questo vostro tesoro sia sempre vivo e duraturo. E a tutti dite, va a quel paese, a Colobraro, che è bello, te l'assicuro. Ciao! E perché siete guariti? Noi non chiediamo denaro, ma semplicemente di alzare le mani al cielo. Forza, facciamo le mani al cielo. Tutte e due i meni! E urlare con gioia... Colobraro! 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 Ferme! Tenete i maneozzi! E con le mani alte al cielo, se vi siete divertiti e lo spero, una cosa sola io vi chiedo, il vostro applauso affettuoso, forte e sincero.